Comprare una firma digitale di Aruba è semplice e puoi farlo direttamente online. Vai sul sito pack.it e scegli la tipologia di firma più adatta a te. Clicca sul pulsante di acquisto e prosegui. A quel punto, se hai già le credenziali Aruba, potrai inserirle e proseguire. E se non si hanno? Se non sei ancora registrato, potrai iscriverti in pochi minuti. In questo modo riceverai le credenziali da usare per l'accesso alle tue aree riservate, per chiedere richieste di assistenza e tanto altro ancora. Dopo aver inserito le credenziali, ricordati di verificare la correttezza di dati e di indicare gli estremi di un documento di identità valido. Scegli tra le diverse alternative di riconoscimento, come ad esempio il Deviso Online. Inserisci poi l'indirizzo di spedizione, se hai scelto una tipologia di firma che prevede la spedizione di un kit. Infine, seleziona le modalità di pagamento del tuo ordine e prendi visione delle condizioni contrattuali, che riceverai anche per email. Un piccolo consiglio: per il riconoscimento e per il pagamento del tuo ordine ti consiglio di scegliere una delle modalità online, perché in questo modo l'evasione sarà molto più rapida. Dopo aver effettuato il pagamento riceverai per email tutte le informazioni per completare il riconoscimento e concludere la procedura di attivazione del servizio. Da quel momento in poi potrai iniziare ad usare la tua firma digitale. Una precisazione sul riconoscimento è doverosa. La verifica sull'identità del richiedente è una procedura richiesta per legge, allo scopo di constatare che i dati identificativi indicati sull'ordine corrispondano a quelli del documento di identità. Il riconoscimento può essere fatto di persona presso gli uffici comunali, oppure presso un centro di spedizione abilitato, o con modalità online, ad esempio con carta d'identità elettronica o tessera sanitaria utilizzando i relativi lettori, o ancora via app o webcam, in questo caso tramite una videochiamata con un operatore specializzato. Per altre informazioni sulla firma digitale, guarda il prossimo video.